Piazza ringrazia il comitato festeggiamenti, l'amministrazione Barbagallo per l'acquisto dei capannoni, i ragazzi del partito Sant'Antonio, Fabri, Francesco da Pisarda, Giuseppe Pappalardo e Nuccio Nicolosi, scenografie Antonio Signorelli e Cristina Russo, registrazione audio studio di Domenico Pappalardo, servizio gru Enzo Viola, trasporto Carlo Petralia Luciano, service audio e luci online di Belpasso, per i fuochi pirotecnici la ditta Zio Piro di Gianni Vaccalluzzo, l'artistica illuminazione di Domenico Pappalardo, sponsor ufficiale Caffè Marcella e tutti coloro che con la loro offerta hanno contribuito alla realizzazione del carro piazza anno 2013. La vita eterna. Egli è il risorto. Contemplando il risorto, il cristiano riscopre le ragioni della propria fede e rivive anche la gioia di Maria, sua madre. Tommaso, come noi, sperimenta la fatica di credere in Gesù risorto. Se non vedo, se non tocco, se non metto la mano, non credo. Ma Gesù ci dice, beati quelli che pur non avendo visto, crederanno. Gesù chiama Pietro e gli chiede tre volte, mi ami tu più di costoro? Perché per tre volte Pietro lo aveva rinnegato. Alle risposte affermative di Pietro, Gesù gli affida la cura delle sue pecore, mettendolo a capo della sua chiesa. L'ascensione di Gesù al cielo pone il Cristo alla destra del Padre ed è la festa della vicinanza nuova che il risorto ha con noi. 50 giorni dopo la risurrezione di Gesù, nel giorno di Pentecoste, gli apostoli riuniti a Gerusalemme nel cenacolo ricevono il dono dello Spirito Santo e sotto la guida di Pietro iniziarono ad annunciare al mondo il kerygma della passione, morte e risurrezione del Signore. Nell'Antico Testamento
momento la fede in Dio che salva ci porta a vedere Mosè che di fronte al rovescio ardente che non si consuma accoglie il mandato di Dio a liberare Israele dalla schiavitù dell'Egitto. Anche la simbologia cristiana, dal Medioevo in poi, ci presenta diversi simboli allegorici, raffiguranti la fede in Cristo Gesù crocifisso e risorto per noi. Tra questi troviamo il pellicano, simbolo di Cristo che dona il proprio corpo come cibo e il proprio sangue come bevanda durante l'ultima cena. Simbolo che stilizza un pesce, usato dai primi cristiani, in greco ichthyus, è l'acronimo delle parole Jesus Christos Theou Huios Soter, Gesù Cristo, figlio di Dio, salvatore. La forma antica dell'ancora cristiana, proprio per la sua forma caratteristica, divenne ben presto un modo alternativo per rappresentare la croce cristiana, specialmente in quel periodo in cui era pericoloso rivelare la propria appartenenza religiosa. Anche Maria, regina dei confessori della fede, pronuncia il suo eccomi, perché si confisse in lei quanto annunciato dall'angelo Gabriele. Fidandosi delle sue parole, crede in Dio che rende possibile ciò che per l'uomo è impossibile. E noi, uniti da infinito amore materno, gridiamo esultanti: viva!